Ciao a tutti e un caloroso benvenuto ai nostri ascoltatori. Oggi inizia una nuova avventura per noi che coinvolgerà appunto gli uomini che hanno deciso di pronunciare il famoso sì indossando un capo della Maison Clio Fefinati. Dunque una rubrica, un'intervista presente nella sezione, in una sezione del nostro nuovissimo sito. Allora, in linea con noi oggi abbiamo Salvatore Lombardo, molto noto diciamo alla maggior parte del pubblico in quanto figura e capitano in passato della squadra Uomini Luxury. Benvenuto Salvo. Ciao Jerry, ciao. Ciao, davvero un piacere averti con noi. Allora, approfondiamo un attimo questo discorso per quanto riguarda il mondo Clio Fefinati. Io avrei un paio di domande da farti. Vorrei che tu raccontassi in prima persona al nostro pubblico, a chi ci ascolta, come ti sei sentito quando hai indossato un capo Clio Fefinati, soprattutto le persone intorno a te, le osservazioni, cosa ti è stato detto? Allora, non so se riuscirò a restituire l'emozione. Insomma, quando ho visto l'abito Clio Fefinati è stato un amore a prima vista, il vero amore a prima vista. È vero. Quindi l'abito Clio Fefinati ha questo potere magnetico rispetto, secondo me, alle persone che hanno una certa sensibilità, diciamo. Come sai, io faccio un lavoro particolare che ha a che fare con la musica e il ballo. Essendo maestro di ballo, sto molto attento a queste sensazioni. Insomma, l'abito Clio Fefinati effettivamente restituisce tantissimo questa sensazione forte di arte, di felicità, di colore. Certo. E quindi, insomma, quando l'ho visto è stato veramente amore a prima vista. E le persone intorno a te cosa ti hanno detto? Ma è normale che se uno veste un qualcosa che si sente suo, le persone che stanno intorno a loro volta vengono calamitate. È una cosa particolare. Se uno veste la verità attrae. Certo, come si dice. Quindi, essendo una persona che è molto aperta agli altri, al mondo, in un abito, ripeto. Certo. E amplifica questo, le persone intorno erano stupite, meravigliate. Devo dire la verità, è un abito particolare, secondo me. Di ricerca. Non è per tutti, non è per tutti, ma è per molti, ecco. E la gente se ne accorge. Ascolta, invece quando ne parli come se avessi provato solo Clio Fefinati, ma avevi provato qualcos'altro prima di scegliere un Clio Fefinati oppure è stato il primo vestito per no, te? No, è ovvio che io sono una persona attenta a tutto, quindi prima di arrivare a Clio Fefinati ho provato tantissimi vestiti. Fa parte anche del mio lavoro perché lavorando nel mondo del ballo io indosso tantissimi tantissimi abiti e quindi a me piace gli abiti, vestire, la moda, vestire, e quindi diciamo così, Clio Fefinati in un momento così diciamo di confusione visiva, ecco, tac, cioè, mentre il cuore fudre, no? In questo insieme di tanti abiti ha catturato la mia attenzione e l'ho indossato. Amore a prima vista. Ma ascoltami un attimo, per quanto riguarda invece lo stile Clio Fefinati, nel senso che ami lo stile Clio Fefinati, e se per te è importante il fatto che i capi siano in 100% seta, e, insomma, il mondo Clio Fefinati, il Made in Italy e quant'altro. Ovvio. Io amo il Made in Italy, amo l'essere Clio Fefinati, effettivamente. Come ho detto prima, non sono abiti per tutti, sono abiti molto particolari che hanno un valore che viene fuori dalla trama come sempre detto, dalla trama del tessuto. Quindi è importante che sia Made in Italy nel mondo. Dice la sua, c'è poco da fare. Hai detto una cosa molto molto bella. Hai detto una cosa bella. Quindi ovviamente consiglieresti Clio Fefinati ad un tuo amico, a un conoscente, un parente? Assolutamente. Io non solo consiglierei, ho consigliato in questi 3 anni dal mio matrimonio gli abiti Clio Fefinati e molti dei miei amici, molti dei miei conoscenti hanno poi indossato a loro volta l'abito Clio Fefinati. Ripeto, sono abiti particolari. Le persone particolari
possono indossarli e sentirsi veramente bene. Certo, assolutamente. Più che particolari aggiungerei capi di ricerca e soprattutto persone di un certo livello, ecco. Sì, assolutamente. Ascolta, in due parole. Dimmi. Ecco, in due parole, cosa senti nel tuo cuore verso di noi, come già anticipato al nostro pubblico? Insomma, con te ci si conosce davvero da molto tempo, abbiamo fatto molte cose insieme, abbiamo avuto anche modo di collaborare in molte cose. Quindi cosa senti verso di noi, il team, l'azienda, Club Finati e tutto quello che ci circonda? Allora, in poche parole, è un amore sincero. Amore sincero. Amore sincero, è una profonda stima ovviamente. Ottimo. Ho fatto parte, faccio parte comunque del mondo Club Finati, perché una volta che una persona indossa Club Finati rimane sempre Club Finati. Il tempo può trascorrere, ma si rimane Club Finati e si rimane agganciati a voi in maniera sentimentale e affettiva. Certo. Quindi questo è qua. Direi che con questo possiamo concludere. Salvo, grazie davvero tanto per la tua testimonianza e a presto. Ciao Gianni, un abbraccione a te e a tutto il team Club Finati. Ciao.